Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate sicuramente lui, il Bicopter Falcon, questo drone prodotto dalla Zero Robotics, questo marchio cinese che aveva lanciato sul mercato ormai 3 anni fa questo Bicopter Falcon. È un drone innovativo sicuramente per concezione, perché è un bimotore con un'autonomia di volo di circa 50 minuti. E pensate che 3 anni fa sicuramente tutto questo era davvero molto innovativo. Però il marchio Zero Robotics ovviamente è conosciuto perché è molto precario nel produrre i suoi prodotti, nel senso che questo è stato il terzo drone prodotto dalla Zero Robotics, e come per i suoi predecessori è stato un drone che dal momento del lancio, dalla presentazione, dai preordini ha avuto un ritardo nell'arrivo alla produzione che è andato oltre all'anno. È vero che c'è stato di mezzo la pandemia che non ha aiutato un'azienda piccola come la Zero Robotics, che ovviamente non è DJI, quindi la pandemia ha sicuramente rallentato un po' tutto quello che è stato il mondo cinese a livello di produzione. Però non è che con gli altri droni fatti in precedenza e la pandemia non c'era stata, la Zero Robotics si sia, diciamo, comportata in maniera molto diversa. Quindi capite che voi ordinate un drone anticipando dei soldi, magari 100 euro come era nel caso di questo Bicopter Falcon, e poi il drone è arrivato, l'avete pagato anche meno di quello che è il suo valore perché avete fatto, diciamo, una sorta di preordine. Però il drone è arrivato vecchio, perché comunque la tecnologia avanza talmente veloce che dal momento che tu mi lanci un prodotto in un determinato anno, se arriva il drone un anno e mezzo dopo, sicuramente le altre aziende concorrenti ovviamente hanno continuato a produrre prodotti con una tecnologia molto più avanzata, perché comunque il mondo tecnologico va velocissimo. Ma adesso ragazzi, non è di lui che voglio parlarvi, ma sempre di Zero Robotics, perché questo marchio ha lanciato il suo quarto drone. È un drone da 125 grammi, quindi leggerissimo, è un drone tascabile ed è un selfie drone che si chiama Overcamera X1. Normalmente diciamo è una categoria di droni che non ha molto successo. È un drone completamente chiuso per quanto riguarda le protezioni delle eliche, quindi un drone molto sicuro. Infatti è un drone che decolla e atterra dalla mano, l'applicazione si connette Bluetooth, applicazione che è già disponibile sugli store sia per iOS che per Android, attualmente solo in lingua cinese. E anche se andiamo ad acquistare il drone, la pagina di acquisto attualmente solo in lingua cinese. Non so se è un drone che non uscirà mai dalla Cina o se invece poi piano piano lo troveremo nei vari store cinesi. Non c'è un radiocomando, perché il drone è una sorta di drone autonomo. Cosa vuol dire? Che lo smartphone si connette al drone, dopodiché ovviamente possiamo sì pilotarlo dall'applicazione, però questi selfie droni nascono per essere non pilotati, ma per, diciamo, volare in maniera autonoma. Avremo 5 voli intelligenti dove il drone potrà fare sia video che foto, quindi sono un volo orbita, quindi girare intorno al soggetto. Avremo l'active track, quindi seguire il soggetto. Avremo il decollo in verticale sopra le nostre teste, il drone quando decolla dalla mano si mette in posizione già in automatico per scattarci le foto. Cioè è un drone sicuramente, se vogliamo, interessante, perché comunque nei suoi 125 grammi, quindi capite che è un drone veramente molto leggero, ha 20 minuti di autonomia per quanto riguarda la batteria. I video hanno una risoluzione in 2,7K e la telecamera è stabilizzata meccanicamente su un asse per quanto riguarda l'inclinazione e il mantenere stabilizzata appunto l'inclinazione su un asse. Quello che fa salire e scendere la telecamera, quell'asse lì è stabilizzato, mentre gli altri due assi sono stabilizzati elettronicamente, quindi con stabilizzazione ACE. Queste sono le sue caratteristiche principali. È un drone che sicuramente è piccolo, leggero, ed il prezzo attuale, se convertiamo quello che è, diciamo, il prezzo cinese, perché come vi ho detto attualmente ha solo uno store in cinese, se convertiamo la moneta cinese in euro siamo intorno ai 270 euro. Poi non so se il prezzo, se mai diventerà vendibile in Europa o nel resto del mondo, il prezzo rimarrà questo. Comunque attualmente nella conversione della moneta il drone costa 270 euro. Poi ovviamente, se un selfie drone, dall'applicazione è possibile condividere subito video e foto sui vari social, perché appunto questo è lo scopo di un selfie drone. E il drone sarà disponibile sia in versione bianca, che direi molto carina dal punto di vista estetico, e la classica diciamo più sobria versione nera.
Quindi ragazzi, questo era solo un video per mettervi al corrente di questo nuovo drone della Zero Zero Robotics che ci riprova. Speriamo che stavolta vada meglio, non tanto per il prodotto, perché comunque anche questo è un signor prodotto se non l'analizziamo per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, diciamo arrivato vecchio perché comunque è troppo lungo il tempo di produzione, ma sicuramente un ottimo prodotto a livello qualitativo. Però appunto i problemi non sono tanto sulla qualità dei prodotti secondo me, quanto appunto sui tempi di produzione dei loro prodotti, da quando vengono presentati a quando vengono venduti. Magari questo non sarà il caso, infatti anche il sito non si chiama più Zero Zero Robotics, ha cambiato il nome, quindi magari anche questo è un segno che c'è stata un'evoluzione, speriamo in positivo, per quanto riguarda magari questo marchio. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo nuovo drone, l'Overcamera X1, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì. E sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità come questa. Ciao e al prossimo video.